sempre con Roberto Arangio qui al comune di via 25 Luglio, e dove abbiamo notato un vero scempio con la presenza di amianto. Sì, praticamente questo è un terreno, siamo esattamente in via 25 Luglio, nei terreni sottostanti dove sono i fabbricati ormai demoliti, dove quindi nei terreni del comune abbiamo amianto, che ricordo che una fibra d'amianto è circa 9.000 volte più piccola di un capello e tale bassa Quindi addirittura per l'amianto si provocare trova un qui tumore. Esatto, là e sotto, qui, sì. questo è Più amianto. tutti altri rifiuti pericolosi, dove noi ricordiamo che l'assessore all'ecologia e ai vigili urbani hanno segnalato decine di terreni con discariche a cielo aperto, intimando i privati a bonificare, e il comune stesso, come esempio che fa, lascia che ci sia una discarica sotto i suoi occhi a cielo aperto, pericolosa per noi, per i nostri figli, per le generazioni a venire, dato anche che è risaputo l'elevato tasso tumorale che si sta pagando, e qui abbiamo una discarica di rifiuti speciali pericolosi a cielo aperto dentro il territorio del comune, sotto l'aula consiliare, Sì, ecco ed qui. Quindi è secondo me il manifesto, questa è la statua, l'emblema di questa amministrazione, il disinteresse alla salute pubblica, il disinteresse verso i territori di Pachino, il disinteresse totale in tutto tranne che in logiche che sicuramente non riguardano il bene del paese.